Allora, 9 meno 3 quarti Q, che abbiamo detto P, Q, che cosa vuol dire? 9 meno 3 quarti Q, che cos'è meno 3 quarti? È la derivata, va bene? La derivata è la variazione di Y diviso la variazione di X, giusto? Questo è 3 diviso 4. Porca miseria, hai ragione. Allora, però qua scrive, sul mio monitor scrive. Allora, vediamo un po'. Forse così. Ora. Allora forse arrivo, eh? Ora fa come l'altra volta. Ci sta pensando. Allora scrivo qui. Che noia. Allora, vi ricordo, vi abbiamo parlato un attimo. Abbiamo parlato del significato della frazione? Sì o no? Perché io ho altre lezioni anche, quindi non mi ricordo cosa ho detto dove. Quindi se allora, cosa vuol dire che avete fatto 70 km e avete usato 2 litri di benzina? Noi cosa si può fare? Si può fare 70 diviso 2 uguale 35 diviso 1, che 35 cosa? Chilometri per un? Allora, quindi la frazione significa rapportare quante, sapere quante unità del numeratore per una unità del denominatore. Bene? Quindi se noi facciamo il contrario, 2 litri diviso 70 chilometri, cosa otteniamo? Quanti litri servono per fare? No, 2 litri per, ho fatto 2 litri, ho fatto 70 chilometri con 2 litri. Quindi 2 diviso 70 vuol dire quanti litri ho usato per fare un chilometro. Ok? Quindi quando noi scriviamo, quando scriviamo delta y diviso delta x, cosa facciamo? Ci chiediamo qual è la variazione di x rispetto a una variazione unitaria della x. Bene, quant'è la variazione del numeratore di quanto cambia y se x cambia di una unità? Va bene? Quindi noi cosa abbiamo? Quando noi per esempio scriviamo 5 quarti, che vuol dire 5 quarti? 5 quarti uni. Se vogliamo, vuol dire che se il denominatore cambia di 1, il numeratore cambia di 5 quarti. Oppure la possiamo vedere in maniera anche ancora più semplice: la variazione di y diviso la variazione di x vuol dire 5 diviso 4. Quindi vuol dire che se io vado 4 quadretti a destra, devo salire di 5. Nel vostro esercizio abbiamo che è meno 3 quarti, vero? Meno 3 quarti significa che se io mi sposto sotto di 4, devo scendere di 3. Ok? Quindi nell'esercizio precedente, in questo,
Ora non funziona. Vediamo un po' cosa succede. Se sparisce. Ah no, capito? Allora, P uguale 9 meno 3 quarti di Q. Intanto quando Q è uguale a 0, P vale 9. Quindi io dovreste aver messo, speriamo bene, qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La nostra funzione parte da qua. Poi chiaramente uno può dire, quando è che P vale 0? Per quale valore di Q P è 0? E può risolvere 9 meno 3 quarti Q uguale a 0. E trova il valore di Q. Va bene? O altrimenti possiamo fare 3 quarti, coefficiente angolare 3 quarti. Quindi vuol dire che se io mi sposto a destra di 4 quadretti, devo scendere di 3. Quindi la mia funzione di domanda è qualcosa che ogni 3 quadretti a destra dovrebbe fare qualcosa del genere. Bene? Torna a tutti? Qual è il valore di Q per P uguale a 0? 9 uguale 3 quarti di Q. E quindi quanto fa? 9 uguale 3 quarti di Q per 4 diviso 3, per 4 diviso 3, 3 e 9 diventano 3, 3 per 4 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Va bene? Questa è la nostra funzione di domanda. Ci siete tutti? Poi cosa ci dice? Indicare nel grafico le quantità per cui l'elasticità della domanda rispetto al prezzo è pari a 1, 2, 1 mezzo. L'avete saputo fare? Sì o no? Forse no. Senza il forse. Però fino a qui ci siamo. Ok, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare quando è che intanto pensiamo all'elasticità. Cancello tutto qua, va bene? Anzi, cancelliamo solo qui. L'elasticità ce la ricordiamo, no? È la derivata diviso la media. Ovvero è la variazione di P rispetto, cioè in questo caso sarebbe l'inverso, la variazione di Q rispetto a P per P diviso Q. Questo deve essere uguale a 1. Quant'è la variazione di Q rispetto a P? È l'inverso della relazione di P rispetto a Q. Quindi è 4 terzi. Ok? Ci siete? Prima era 3 quarti. 3 quarti che cos'è? È la variazione di P diviso la variazione di Q. In questo caso si può fare che la variazione di Q diviso la variazione di P è uguale a 4 terzi. Bene? Ritorna? Se scambiate il denominatore col numeratore, perché questo? Meno. Grazie. Bene? Grazie, è sempre bello sentirsi apprezzati. Prego. Stacchiamo qui. Ok? Quindi noi cosa vediamo? Quando è che quella roba lì è uguale a... tra l'altro l'elasticità in valore assoluto, va bene? Quindi si intende è pari a 1, quindi il valore assoluto. Ok? Quindi se questo
Se questo è uguale a 4 terzi, va bene? Perché variazione di Q, variazione di P diviso variazione di Q è meno 3 quarti, quindi la variazione di Q diviso la variazione di P è uguale a 4 terzi. Ok? Sì o no? Ci siamo? Meno 4 terzi. Però noi lo vogliamo sapere in valore assoluto e del meno ce ne freghiamo. Va bene? Quindi ovviamente dobbiamo un punto che soddisfa questa relazione è più uguale 9 e Q uguale 12. Ma questo non fa 1. No, per nulla. Uno può provare, se qui è 3, se uno può provare 3 quarti. 3 quarti, 4 diviso 4, 3 diviso 3, fa 1. O quindi il rapporto tra il prezzo e la quantità deve essere uguale a 3 quarti. Ci siamo? Allora, sì, avete ragione, ripartiamo da zero qui. Perché allora, noi vogliamo che la variazione di Q diviso la variazione di P per P diviso Q deve essere uguale a 1. Ok? Noi sappiamo che la variazione di Q diviso la variazione di P, questa è 4, io non riesco a prendere la pennina, 4 terzi. Quando è che 4 terzi, quale valore deve assumere P diviso Q affinché P diviso Q per 4 terzi sia uguale a 1? Quindi 3 quarti. Bene, il rapporto tra P e Q deve essere 3 quarti. Ci siamo? Quindi qui scriviamo 3 quarti. Ora dobbiamo, cosa dobbiamo fare? Provate a mettere, se Q è uguale a 4, quanto fa P? Lo vedete dalla funzione di? Domanda 6, quindi non può andare bene, giusto? Proviamo 4, quindi no, 3 quarti andrebbe bene. Noi dobbiamo trovare quel valore della domanda di Q tale per cui il rapporto tra P e Q è uguale a 3 quarti. Ok? Ci siamo? Qui abbiamo 12. Proviamo Q uguale a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se Q è uguale a 6, qui lo metto qua, 6. Vabbè. Q, lo scrivo. Q uguale 6, P uguale, no, lasciate perdere le virgole, 9 meno 3 quarti per 6, quindi questo e questo diventa 2 e questo diventa 3, 9 meno 9 mezzi. Bene? 9 meno 9 mezzi, quanto farà mai? 4. Fa 4 e mezzo, fa 9 mezzi appunto. Ok? Quindi se qui io prendo 6, questo fa 9, 4 e mezzo, ovvero 9 mezzi. Ok?
Quanto fa 6 diviso 9 mezzi? 12,9. Noi qui abbiamo 6. Quando qui abbiamo qui 6, qui abbiamo 4,5. E 4,5 diviso 6, se fate il conto, viene 3 quarti. 3,75. Allora, l'abbiamo trovato un po' così, ovvero in questo punto, cosa abbiamo? Abbiamo non l'equilibrio, ma l'elasticità è uguale a 1. Se vedete, tra l'altro, poi, questo angolo, che è la derivata, è uguale a quest'altro angolo. Quest'altro angolo, che cos'è? Questo che cos'è? Questo tratto celeste che ho disegnato. Questo è il prezzo. E quest'altro tratto celeste sono le quantità. Quindi è proprio questo angolo, è proprio P diviso Q. Quanto è il rapporto tra P e Q? Allora, come vedete, questi due angoli sono uguali. Ovvero, l'angolo, la derivata di P rispetto a Q è uguale a P diviso Q. E in questo punto abbiamo che l'elasticità è uguale a 1. Ora poi vi spiego perché vi ho fatto fare questa cosa qui, senza spiegarvi per quale motivo vi facevo fare questa cosa. Però abbiamo empiricamente trovato che quando questi due angoli sono uguali, qui abbiamo che l'elasticità è uguale a 1. E tra l'altro anche questo segmento è uguale a questo segmento. 6 è uguale a 6. Cioè 6 da questo lato e 6 da quest'altro lato. Bene? Ora vediamo perché ci è servito questa cosa qua. Torniamo indietro. Si è piantato. Abbiamo fatto una cosa un po' alla cieca. Allora, ci siete? Possiamo ricominciare? Marginale. Tutta l'economia che vi insegniamo si chiama economia marginalista perché fa uso delle derivate. Ok, al margine, dai, un ultimo sforzo, una mezz'oretta e poi andiamo via. Al margine, ok? Com'è che calcoliamo il punto di il massimo? Facciamo un passettino alla volta, no? E andiamo a vedere cosa succede a ogni passettino. È la stessa cosa che si fa quando si fa la derivata. Si fa un passettino e si vede cosa succede. Non è detto che sia una buona idea, però facciamo così. Ditemi a me. Quindi marginale vuol dire la derivata, media che si chiama anche unitaria, per unità, quel discorso che si è fatto prima, quanti chilometri con un litro, TC per esempio costo totale, MC costo marginale, AC costo medio, lo usiamo in inglese perché se no costo medio e costo marginale sempre la M, invece se usiamo la average cost, costo medio, marginal cost, average cost, total cost, usiamo l'inglese per evitare confusione. TR è il ricavo totale, MR è il ricavo marginale, il ricavo medio, cosa sarà il ricavo medio? Il costo, il ricavo totale diviso le quantità vendute.
ovvero P per Q diviso Q, quindi il ricavo medio è il prezzo. Vi torna? Se io vi dico ho incassato 11 caffè, scusate, ho incassato 11 euro, scusate, il contrario, ho incassato 11 euro e ho venduto 11 caffè, quant'è il prezzo di ciascun caffè? Come fate a saperlo? 11 diviso 11, 1 euro. Ho venduto 20 caffè, no scusate, ho incassato 20 euro, va bene? E ho venduto 10 caffè, quant'è il prezzo per caffè? 2 euro. Non mi ricordo che numero ho detto, non importa. Allora, questo vale soltanto se ogni prodotto viene venduto allo stesso prezzo, cioè se il prezzo non cambia, cioè se il prezzo è uguale per ogni prodotto. Allora, noi cosa si fa? In economia si dice come si comporta l'impresa? L'impresa cerca di massimizzare il proprio profitto. E allora, il profitto, che cos'è il profitto normale? È il costo opportunità. Quindi il costo opportunità per gestire l'impresa è negli economisti, a differenza di quello che succede in economia aziendale, viene inserito tra i costi. Voi avete gli utili economia aziendale, giusto? E invece qui una parte degli utili, quelli che sono normali, vengono inseriti come se fossero nei costi. Quindi il profitto normale, che sarebbe, vediamo, quanto capitale viene investito nell'impresa, cosa succede, come se io utilizzassi questi capitali in maniera alternativa, quanto ci guadagnerei? Ok? E allora, comunque, le imprese, anche per gli economisti, vogliono massimizzare gli utili e in particolare massimizzare la differenza tra i ricavi e i costi, dove tra i costi si inseriscono anche i costi opportunità del gestire l'impresa. Per esempio, io faccio l'imprenditore nella mia impresa e guadagno, io faccio l'imprenditore nella mia impresa, ma se io non avessi la mia impresa potrei venire assunto e guadagnare 70.000 euro. Ok? Questi 70.000 euro è il mio costo opportunità. Quindi, quando io vado a calcolare il mio utile in senso economico, ok, devo almeno guadagnarci 70.000 euro. Se io guadagno 70.000 euro con la mia impresa e 70.000 euro in una un impiego alternativo, significa che il mio profitto in termini di economia politica è zero. Cioè la differenza tra quanto guadagno con la mia impresa e quanto guadagnerei facendo qualcosa di alternativo. Questo non ha una grande rilevanza, però è importante saperlo. Cioè quello che è, oppure normalmente voi dovete distribuire dei dividendi, e quindi nella definizione del profitto normale non si includono anche i dividendi che normalmente dovreste distribuire agli azionisti. Però appunto questo è. In generale, uno come fa a massimizzare il profitto? La differenza tra il ricavo e il costo totale di produzione. Pi greco è questo simbolo, è dato il total revenue meno total cost. Quando è la condizione del primo ordine affinché il profitto sia massimo è che la sua derivata sia uguale a zero. Quindi la derivata del costo del totale deve essere uguale alla derivata del ricavo totale. Come si chiama la derivata del ricavo totale? Ricavo marginale. Come si chiama la derivata del costo totale? Costo marginale. Quindi noi banalmente possiamo scrivere che il profitto è massimo, dove è massimo la differenza tra ricavo totale e costo totale. Ad esempio, noi possiamo disegnare questi come i ricavi totali, disegniamo questi come i costi totali e poi facciamo la funzione differenza. Bene?
Questo è giusto un esempio. La funzione di differenza che cos'è? È la differenza tra i ricavi totali e il costo totale. Come vedete, c'è un tratto in cui è negativa, poi diventa positiva, poi c'è un massimo e poi diventa negativa. Questa l'avete fatta a matematica. Allora questo è il mio profitto. Vedete, in questo punto il profitto è 0, in quest'altro punto il profitto è 0 e quell'area, quest'area qui è andato via. Comunque allora comunque l'avete capito, inutile che... No, va lento, si pianta un po' quando c'è poca rete. Comunque quell'area lì tra le due curve è l'area che ho riportato sotto. È chiaro a tutti? E quindi noi vogliamo semplicemente... Vedete, il punto di massimo è quello. Vedete quel pezzettino nero? L'ho preso e l'ho riportato sotto. Ho fatto la funzione di differenza. Se col righello prendete tutti i punti e li riportate sotto la funzione di differenza. Bene? Posso andare avanti? Quindi, condizione necessaria ma non sufficiente, abbiamo detto MR uguale MC. Allora, quello che noi stiamo iniziando oggi sono le diverse forme di mercato. Nelle diverse forme di mercato ci può essere il monopolio, quando c'è una sola impresa, un oligopolio, quando ci sono poche imprese, ve l'ha accennate il professor Rios, l'ho visto le slide. Allora, cos'è che cambia? L'unica cosa che cambia tra le diverse forme di mercato è il ricavo. Perché? Perché essenzialmente il ricavo è dato dal total revenue, ovvero la quantità, per il prezzo, che è funzione di Q. Non è un errore che una è Q piccola e una è Q grande. Perché Q piccola è la quantità della relativa alla singola impresa. Q grande, come vedete, è la sommatoria delle quantità. Voi ancora non avete fatto statistica, qualcuno di voi forse l'ha fatta, qualcuno no. Quel simbolo lì è un sigma maiuscolo greco, vuol dire la sommatoria. La somma di tutte le quantità. Allora, che cosa vuol dire P, il prezzo? Di cosa è funzione? Il prezzo è la domanda, no? Il prezzo di domanda è funzione della quantità che complessivamente c'è sul mercato. Mentre il ricavo, cioè quanto io vendo e quanto vendo io, non quanto vendono gli altri, se stiamo parlando del ricavo dell'impresa. Quindi il ricavo dell'impresa è fatto in questa maniera, la quantità che io vendo per il prezzo, e il prezzo dipende dalla quantità che viene scambiata sul mercato complessivamente. Per esempio, prendiamo i cereali, i cornflakes. È chiaro che in Inghilterra, siccome a tutti piacciono molto i cornflakes, la quantità venduta di cornflakes è molto alta e il prezzo è basso. In Italia sono meno consumati i cornflakes, quindi la quantità venduta di cornflakes sarà minore e il prezzo dei cornflakes sarà maggiore. Ok? Quindi, cosa succede? Definiamo la concorrenza perfetta, l'avete già vista, come il prezzo come un dato. Ciascun venditore immagina di non poter influire sul prezzo generale e quindi lo considera come un dato. Allora, se il prezzo è un dato, che cosa abbiamo? Vedete lassù, al posto di P funzione di Q, possiamo scrivere MR uguale P, è uguale a una costante. Ci siamo? Proviamo a scrivere, vediamo se fosse niente, ora si è ribloccato. Quindi, tanto immaginate che il prezzo sia uguale a 3, quindi il ricavo sarà uguale a Q per 3. Quindi quant'è il ricavo marginale? La derivata del ricavo rispetto a Q è dato da 3. Quindi in concorrenza perfetta il prezzo è dato e di conseguenza, solo perché noi facciamo questa ipotesi, in concorrenza perfetta il ricavo marginale è uguale al prezzo.
Bene? E il ricavo marginale deve essere uguale al costo marginale. Ma il ricavo marginale uguale al costo marginale, questa qui che vedete lassù, deve valere sempre. Ci siamo? In concorrenza perfetta vale che, purtroppo non posso scrivere, riproviamo. No, non c'è verso. In concorrenza perfetta vale prezzo uguale marginal revenue uguale marginal cost. Quindi la regola, tra virgolette, della concorrenza perfetta è questa che vedete qui. Prezzo uguale costo marginale. Bene? Cioè, ricavo marginale uguale prezzo, prezzo uguale costo marginale. Cosa succede invece in monopolio? In monopolio è diverso. In monopolio c'è una sola impresa. Quindi la quantità venduta Q piccolo, che è la quantità della singola impresa, coincide con Q grande, perché c'è una sola impresa. Q grande è la somma delle quantità prodotte da tutte le imprese. Ce n'è una sola, quindi è anche quella prodotta dal monopolista. Vedete, la differenza è proprio che Q uguale Q grande. Se la quantità che produco io è quella di tutto il mercato, cioè io servo tutto il mercato, quel prodotto lo vendo solo io, allora è chiaro che P di Q è uguale anche a P Q piccolino. Non ho capito di questo, Q grande e Q piccolino. Q grande è la somma di tutte le quantità che esistono sul mercato. Q piccolo è la quantità che vendo io, che vende la singola impresa. È come se fosse Q con un pedice, Q di I, Q pedice QI, l'ho levato per semplificare. Allora, chiaramente, in monopolio posso banalmente scrivere che il ricavo totale è proprio quella roba che abbiamo visto fino ad ora, ovvero Q grande per P di Q grande. Oppure, se preferite, Q piccolo per P di Q piccolo, che tanto sono uguali. Questo è il prezzo, la domanda, il prezzo di domanda che è funzione della quantità venduta sul mercato. E questa è la quantità che io, monopolista, vendo sul mercato. E va bene? Allora, capite la differenza enorme? Perché in questo caso qua, vedete, l'impresa fissa una quantità tale per cui il prezzo è uguale al costo marginale, perché qui stiamo decidendo quanto produrre, non ve l'ho detto, noi abbiamo il profitto, vedete, e il profitto l'abbiamo espresso in ricavo totale meno costo totale. Abbiamo detto quando è che massimo, vedete che lì è scritto il profitto in funzione di Q, quindi F funzione di X, quindi noi stiamo scegliendo la quantità che massimizza il profitto, va bene? Quindi l'impresa in concorrenza sceglie una quantità tale per cui il prezzo è uguale al costo marginale, anzi meglio, il costo marginale, che cambia a seconda dei diversi livelli di quantità prodotta, è uguale al prezzo. Il monopolista invece cosa deve fare? Deve scegliere in modo che il costo marginale sia uguale al ricavo marginale. E il ricavo marginale questa volta non è uguale al prezzo, perché P è funzione di Q. E questo noi lo vediamo subito. Questo qui ormai l'abbiamo fatto prima. Q per P di Q. Quant'è la derivata di questo prodotto di funzione? La derivata del primo per il secondo non derivato più la derivata del secondo per il primo non derivato.
ovvero P per Q' più P' per Q. Ci siete? Posso andare velocissimo qui? Tanto le slide ve le metto poi. Quindi il ricavo marginale è P per la derivata di Q rispetto a Q, come abbiamo fatto prima, la derivata di X rispetto a X. La derivata di Q rispetto a Q è 1 più, cioè meno il valore assoluto della derivata di P rispetto a Q, sempre per quel discorso che noi sappiamo che la derivata di P rispetto a Q è minore di 0, quindi se ci mettiamo meno davanti siamo a posto, che moltiplica Q. E quindi otteniamo che cosa? Otteniamo che il ricavo marginale è uguale a che cosa? Che cos'è il primo termine? È il prezzo. Bene? Cosa ci dice il ricavo marginale? Mi dice, se io ricavo marginale, di quanto aumenta il ricavo? Se aumenta la quantità venduta di una unità. Se io sono un barista e vendo un caffè in più, e il caffè costa 1,10 euro, di quanto aumentano i ricavi? Di 1,10 euro. Non ci piove. Perché io come barista il mio prezzo è un dato, non è che io sono capace di fare il prezzo. Se io invece sono un monopolista, ok, e voglio vendere una quantità in più, è chiaro che io in teoria incasso il prezzo. Un oggetto costa 60 euro, se io ne vendo in più incasso 60 euro in più. Però come faccio io a vendere un oggetto in più? Devo abbassare il prezzo, perché io servo tutto il mercato, il mio prezzo dipende dalla domanda, dalla quantità che vendo. Io posso vendere a 50 euro ad esempio 500 pezzi, o facciamo 200 pezzi. Se io voglio vendere 201 pezzi, non posso venderli a 50 euro, ma li devo vendere ad esempio a 49, perché altrimenti non riesco a vendere 201 pezzi. Ed è quello che c'è scritto lì. Ovvero quella, la variazione del prezzo rispetto a Q, cosa ci dice se fosse in termini discreti, se fosse in termini di delta, quel valore assoluto? Ci dice, se Q varia di una unità, di quanto devo variare il prezzo? Ok? E questo è lo sconto che io devo, la riduzione di prezzo che io devo praticare per vendere una unità in più. Ok? Oltre a questo, no? Dobbiamo, perché moltiplicato per Q? Perché semplicemente questo sconto, non è che io posso vendere 200 unità a 50 euro e l'ultima unità a 49. Bene? Io devo vendere tutte le 51 unità a 49. Quindi quella che vedete con il valore assoluto è il prezzo ribassato di un euro. E questo ribasso di un euro si applica a tutte le quantità che vendo. Ok? Io vendo a questo punto, avevo 50, il prezzo è 50, quindi io vendo una unità in più. Quindi incasso 50, però devo fare uno sconto, devo praticare un prezzo un euro più basso. E un euro più basso lo devo praticare sulle 200 unità che vendevo. Quindi da un lato ciò che è P 50, dall'altro lato ciò lo sconto che è di un euro, che moltiplica le 200 unità sulle quali che stavo vendendo prima. Quindi in questo caso, nell'esempio che abbiamo fatto, il ricavo marginale è 50 meno 200. Negativo.
Quindi chiaramente in questo caso non mi conviene aumentare le quantità. Ok? Perché chiaramente io da un lato per vendere una unità in più sono costretto a abbassare molto i prezzi e quindi ci perdo su tutte le unità che vendo nel complesso. Quindi il significato di questa formula è proprio questa roba qui. È praticamente una sorta di riduzione di prezzo che io devo fare per vendere una unità in più. Quindi, se noi possiamo fare, come abbiamo fatto in maniera simile a quello che abbiamo fatto prima, possiamo scrivere il prezzo, possiamo moltiplicare per P e dividere per P. Vedete? Cosa ho fatto? Li ho diviso per P e moltiplicato per P il secondo membro. Purtroppo non posso scrivere, se no qui va via la linea. Lo vedete tutti? Ci siete? Allora che cos'è quello? Quello posso scrivere P che moltiplica 1 meno 1 diviso quella roba lì. E 1 diviso quella roba lì è proprio 1 diviso l'elasticità. Come abbiamo visto prima. Quindi il ricavo marginale è dato dal prezzo che moltiplica 1 meno 1 diviso l'elasticità. E quando è che il ricavo è massimo? Anzi, il ricavo è massimo quando il ricavo marginale è uguale a 0. Stiamo parlando della condizione necessaria per un massimo di una funzione. Se noi prendiamo la funzione di ricavo marginale, quando il ricavo marginale è massimo, la sua derivata è nulla. E vedete proprio il risultato che abbiamo ottenuto prima. Quando l'elasticità è 1, 1 meno 1 fa 0, P per 0 fa 0, il ricavo marginale è 0, e quindi siamo in un minimo o in un massimo o anche in un flesso eventualmente. Ok? Quindi abbiamo che se l'elasticità è molto alta, se l'elasticità tende a infinito, cosa succede? 1 diviso infinito tende a essere 0, quindi 1 meno 0, 1, quindi quando l'elasticità, il denominatore è molto grande, il ricavo marginale tende a essere molto simile al prezzo. Quindi noi possiamo immaginare la concorrenza perfetta come una elasticità quasi infinita. E in pratica è così, cioè perché se io aumento un gocciolino il mio prezzo, nessuno compra più il mio caffè. Se io vendo il caffè anziché a 1,10 a 1,20 e non ho il barista simpatico, non vendo più nessun caffè perché al bar accanto lo vendono a 1,10. Però potrebbe essere che dei consumatori sono disposti a comprare da 1,20 se il caffè è più buono o se il barista è più simpatico o la barista è più simpatico, e quello è un'altra forma di mercato in cui il prodotto è leggermente diverso tra bar e bar, dove in quel caso lì il prodotto non è solo il caffè ma anche il modo in cui viene servito, la simpatia di chi ti serve, eccetera, la gente che ci va. Però questa è una divagazione. Se invece l'elasticità è molto bassa, il prezzo diventa molto più grande, quel doppio segno vuol dire molto più grande, del ricavo marginale. Immaginate che, appunto, che quel valore lì, se, ad esempio, se l'elasticità è meno un quarto, 1 diviso meno 1 diviso un quarto, si ribalta la cosa, ok? Viene che il ricavo marginale è uguale a meno 3P. Allora questo, e poi che ne sono? Andiamo via. Ah beh, altri 2-3 minuti la facciamo. Che cosa succede? Cosa ho disegnato? Ho disegnato una curva di domanda. Prezzo uguale a meno BQ. Questo è il prezzo.
Il ricavo totale quanto è? È P per Q. Bene? Quindi, se noi dobbiamo fare la derivata di P per Q, per ora ve lo dico io e vi dico che questo è il ricavo marginale, cade nel mezzo, ha inclinazione doppia, fidatevi. Il ricavo marginale è uguale ad A meno 2B per Q. Ora non posso scrivere, purtroppo lo volevo scrivere, ma vediamo un po', niente. Comunque provate a farlo voi, scriviamo qui, però non c'è il pennarello, c'è. Allora, questo poi lo fate dopo, perché se intanto no, se voi avete P uguale ad A meno B per Q, poi fate Q per P, che è il ricavo totale, è uguale a che cosa? È uguale a Q per A meno B per Q al quadrato, perché io sto moltiplicando a membrane questo per Q e questo per Q, bene? Poi questo è il ricavo totale, questo lo definiamo come total revenue, facciamo la derivata e la derivata rispetto a Q, marginal revenue, è uguale ad A meno due volte B Q. Siamo? Che è quello lì, ovvero ha un coefficiente angolare, quello aveva B e questo ce l'ha il doppio di B. In questo punto l'abbiamo trovato prima, l'elasticità è uguale a 1. Vedete, cade proprio nel punto di mezzo. Allora che cosa succede? In questo tratto l'elasticità è maggiore di 1, in questo altro tratto, poi lo vediamo meglio la prossima volta, l'elasticità è minore di 1. Allora, immaginate di essere in Q cappello. Che cosa succede se uno va oltre Q cappello? Se uno va oltre Q cappello, i ricavi totali cosa fanno? Cioè diminuiscono, perché quello è il punto di massimo. Quindi non ha senso per un monopolista produrre oltre quel Q cappello. Perché? Perché l'elasticità è minore di 1. Perché? Perché l'aumento di produzione provoca una riduzione di prezzo più che proporzionale. Quindi a me non conviene produrre di più se poi io devo abbassare drasticamente i prezzi. Quindi io sicuramente devo produrre una quantità inferiore a inferiore oppure uguale a Q cappello. Ok? Perché cosa succede? Se io sono in Q cappello e vado un cicirillino prima, allora cosa sono? Perdo i ricavi, però si riducono anche i costi. E se i costi si riducono di più rispetto a quanto si riducono i ricavi, a me conviene. Mi torna. Allora noi cosa infatti dobbiamo disegnare quello, il costo marginale. Immaginate che il costo marginale sia questo. Cos'è il costo marginale? È il costo aggiuntivo per produrre una unità di prodotto. Allora, come vedete, il costo marginale incontra il ricavo marginale, ad esempio, in quel punto che è inferiore a Q. Quindi, chiaramente, il punto di massimo profitto sarà questo. Cioè, se noi siamo in Q cappello, ci conviene ridurre la produzione, perché è vero che il ricavo si abbassa ad un gocciolino, ma i costi si abbassano di più rispetto alla riduzione dei ricavi. E lo vedete semplicemente perché MC è più alto di MR. Cosa vuol dire MC più alto di MR? Che il costo marginale per produrre il bene è maggiore del ricavo aggiuntivo. Immaginate di essere in quel punto di ottimo, di massimo profitto. Cosa succede se andate oltre? Che il costo per produrre una unità in più è maggiore rispetto
al ricavo per produrre una unità in più, va bene? Qui. Va bene? Questo è, se voi producete un'unità in più qui, questo è il ricavo aggiuntivo, va bene? E invece questo qui è il costo aggiuntivo, vuol dire che se io passo da questo punto a questo punto, ottengo un costo aggiuntivo maggiore rispetto al ricavo aggiuntivo. Ci siamo? E quindi? In quel punto di su MC è l'ottimo? Di quale colore? Quello viola è il punto di massimo. Immaginate di essere prima, un attimino di Custella, e state producendo Custella meno 1, qui. Ok, allora cosa vi succede? Andate su, fate la linea di proiezione e dite, io sono qui in Custella meno 1, cosa succede se io produco una unità in più? Questo qua giù vado a leggere il costo aggiuntivo, che magari è 5, e il ricavo aggiuntivo però è lassù, magari è 7. Quindi se io passo da Q-1 a Custella, da un lato mi costa 5 in più, ma il ricavo 7 in più, quindi ricavo al margine 2 in più, e quindi mi conviene andare in Custella. Se io supero Custella, il guadagno in più è inferiore rispetto al costo in più. Ecco, l'ultima cosa di questa lezione è la seguente: state attentissimi, perché sbagliate sempre se non state attenti. In corrispondenza di questo Custella, qual è il prezzo? Il prezzo è quello che noi lo leggiamo sulla curva del prezzo. Ok? Se questa è Custella, voi dovete andare su fino a incontrare la curva del prezzo per sapere il prezzo. Questo, va bene? Nel punto d'incontro cosa trovate? Qui su quest'asse trovate il ricavo marginale e trovate il costo marginale. In questo grafico ci sono tre funzioni, F, G e Batman, ok? Il ricavo marginale, il costo marginale e il prezzo. Quindi ad esempio, se voi siete in questo punto, se andate giù e andate qui, leggete il ricavo marginale che è minore di zero. Se voi andate su fino, ecco, in questo punto qui, casualmente il costo marginale è uguale al prezzo. Bene? In questo punto. Mi dispiace ora che non va questo, se no si perde un sacco di tempo. Se no lo faccio andare. Ci siete? Quindi è normale che se voi avete un sacco di curve, così, se voi avete questa qui, poi avete quest'altra nera, e prendete una certa X, andate a vedere qui, c'è la F, e quassù c'è la G, se questa è la F e questa è la G. Ci siamo? Quindi non dovete confondervi. In un grafico abbiamo una X e tante Y. Ci siete? Quindi state attenti, se voi volete sapere il prezzo dovete andare a prenderla sulla funzione che vi indica il prezzo, se volete sapere il costo marginale sulla funzione che vi indica il costo marginale. È una cosa banale, banalissima, però è facile sbagliarsi perché uno non ci pensa. Ok? Va bene, allora noi...